ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale, perché ce l'ho tantissimi nuovi iscritti, quindi benvenuti. Ho cambiato un po' setting, ho cambiato un po' le cose perché siamo in autunno e volevo dare un attimo di rinnovamento a tutto. Questo è il look che ho realizzato con la Dreamy Palette Eyeshadow di Nabla. Io vorrei lanciare l'hashtag anche qua ci sta, nel senso che anche in questo canale c'è un video che riguarda questa palette, perché ultimamente è veramente da tutte le parti e in tutti i canali. Tutti sappiamo che comprende tre texture, quindi i super matte, quindi la nuova texture, i liquid, come si chiamano? I liquid metal, e che c'è una nuova texture che è la Just Pearl. Adesso sappiamo anche che Delirium, quindi la Just Pearl, è una tonalità che quando la palette cade per terra vi si sfrantuma sul pavimento. Ho usato la palette per realizzare questo trucco, l'effetto mi piace molto perché comunque è un perfetto stile Nabla, quindi occhi preziosi, sfumature calde, sfumature sensuali, sfumature molto delicate ma al tempo stesso molto molto sofisticate. L'effetto mi piace tantissimo, adoro la sfumabilità di questi colori, ma io già adoravo i super matte di Nabla, io sono una paprika addicted, adoro Radical, adoro Mimesis. Ho utilizzato la palette anche sul resto del viso, quindi highlighting, blush e contouring li ho fatti con la stessa palette, e nonostante il primo impatto di terrore, perché sono veramente troppo pigmentati per essere utilizzati sul viso, però la loro sfumabilità li ha resi comunque usufruibili anche sul viso, e l'effetto mi piace. E sulle labbra una combo sempre Nabla. E questo è il risultato. Vi lascio al tutorial. Lo sai che solo per oggi devo scrivere a gratis al mio canale? Basta cliccare sotto dove c'è scritto iscriviti, in rosso. Hai messo un like a questo video? Sai che se mi vuoi cercare su Instagram mi trovi come Caterina Tonsuso? Parto da una base viso già fatta e settata, quindi fondotinta, cipria e correttore. Non ho fatto scuffing del viso né tantomeno messo blush, ho semplicemente fatto la base, tutto il resto lo farò con la palette. Per quanto riguarda gli occhi, vado a mettere il primer di Inglot. Asciugo leggermente la base con della cipria trasparente. Adesso ho la possibilità di scegliere fra diversi transition color, quindi Illusion, Sistina e Lullaby. Mi ispira Sistina. Adesso che ho raggiunto questo livello di sfumatura del color terracotta, vado ad utilizzare sempre come transition color Señorita, che è questo rosso fragola intensissimo, e io penso che con questo mi ci farò il bagno perché è un colore che mi piace tantissimo. Lo applico nella parte più interna della piega dell'occhio, quasi come a dare un secondo transition color che vada a intensificare e rafforzare il colore di prima. E con il pennello di prima, ancora sporco di Sistina, vado a sfumare. Adesso con un pennello un po' più piccolo da precisione e Dogma, vado a tracciare la via esterna del mio occhio. E leggermente trascino il colore anche sotto. E lo congiungo con quello di sopra. Allora, adesso che ho provato Dogma sull'occhio, posso dire che mi sento un po' più confortata, perché quando ho visto il range di colori scelto per questa palette, mi sono immediatamente rammaricata del fatto che non fosse presente un nero opaco. Quando Daniela ha definito questa completa, io ho visto la mancanza del nero. Non ero proprio convintissima della completezza di questa palette. Adesso che ho steso Dogma sull'occhio posso dire che è molto intenso, molto scuro e fa bene il lavoro appunto di punto di profondità, di punto scuro della palette. Uso la scatolina color cleaner per pulire il pennellino velocemente da Dogma e adesso voglio applicare un liquid metal. Prelevo Metal Cupid e lo applico dalla parte più
esterna dove ho applicato Dogma verso il centro dell'occhio. Continuo a muovermi verso l'angolo interno dell'occhio con i colori sempre più chiari e passo da Metal Cupid a Vanitas. Ok, allora mi sono accorta che con il pennellino Vanitas perde un po', applicato con i polpastrelli invece risulta molto più luminoso. Visto che con i polpastrelli questi ombretti rendono molto di più, voglio provare a utilizzare questo pennello dalla punta in silicone per vedere se la resa è uguale. Vado a prelevare il Mapilet e lo metto nell'angolo interno dell'occhio. Allora, questo tipo di pennellino con l'applicatore a cuore in silicone mi permette di creare naturalmente una cut crease senza però avere quell'effetto troppo grafico e troppo plasticoso che si vede ultimamente su Instagram. Intensifico leggermente la sfumatura per andare a pulire laddove sono andata a sbordare con gli ombretti metallizzati. E come ultimo step riprendo ancora Dogma per andarlo a sovrapporre a Metal Cupid, quindi creare questa transizione più morbida. Il risultato che ho ottenuto adesso è questo gradiente perfetto fra un colore chiarissimo e luminoso, comunque con un sottotono molto caldo, e un angolo esterno ben definito, opaco e scuro. Adesso mi occupo della parte inferiore e vado con Supreme, che è uno dei cream e shadow di Nabla che adoro, e lo utilizzo con un pennellino piccolo di precisione, dalla parte in cui finisce Dogma verso l'angolo interno dell'occhio. Non arrivo fino alla fine. Per quanto riguarda l'angolo interno, lo voglio impreziosire con il Dazzle Liner nella colorazione Glint. Con la Magic Pencil nella colorazione Dark Nude vado a illuminare la rima ciliare inferiore. Off camera ho messo il mascara sulle ciglia superiori e inferiori e adesso passo al blush. Utilizzo un mix fra Serialita e Sistina, ovviamente per riprendere la sfumatura che ho sugli occhi. Aspetta che è troppo pigmentato, madonna. Io non ero pronta a questo. Porca valetta. Ok, dai, si è sfumato. Sì, si è sfumato, mamma. Adesso però devo fare la stessa cosa da questa parte e devo sfumare una sbrangata, sì? Ok, sì, comunque sì, sono molto pigmentati e si sfumano molto bene. Ok, la situazione adesso è sicuramente migliore. Passo adesso all'highlighting e utilizzo con il polpastrello Immaculate nella parte più alta e vado delicatamente a sfiorare, perché essendo così pigmentati non vorrei avere la chiazza di colore che mi vedono su Marte. Ok, l'effetto è molto bello perché resta delicato, in match col trucco degli occhi e comunque una bella luminosità e trasparenza. Sì, molto delicata come luminosità. Delicatissima. Sto provando anche con il foam brush e devo dire che mi soddisfa di più, la luminosità è più diffusa, io la vedo molto di più. Sì, sì, lo preferisco così. Resto ormai sempre con la stessa palette e utilizzo tre quarti di Illusion e un quarto di Dogma, ma veramente pochissimo, vista la pigmentazione esagerata, con un pennellino un po' più ampio e vado a scolpire leggermente il mio zigomo. Con un pennello da
cipria schiacciato, vado a sfumare ulteriormente. Per quanto riguarda le labbra, ho deciso di fare una combo fra due dei miei matte liquid lipstick, che sono 5 O'Clock e Sweet Gravity. Per quanto riguarda la miscela dei due colori, ho utilizzato un 60% di Sweet Gravity e un 40% di 5 O'Clock. In questo modo mi è venuta una combo di colori che è praticamente simile a Señorita. Finale. Spero vi piaccia, spero di avervi dato qualche idea, perché in effetti in questa palette ci sono tantissime combinazioni da poter fare, quindi questa è solamente una, ma poi in questo momento YouTube è pienissimo di altre persone che hanno fatto il video e ci sono veramente tante tante idee da cui prendere spunto. Nel caso in cui qualcuno volesse contattarmi per farmi sapere chi ha riprodotto questo tutorial, mi farebbe tantissimo piacere, e tutti i miei link sono sotto nell'info box.